ultima edizione di Stadio News Studio Marco Cullà. Gli occhi della tigre. Rino Gattuso vuole vedere questi nei suoi uomini in occasione della sfida di questa sera a Bari. La mentalità per giocare in questi campionati è questa, bisogna avere il veleno negli occhi, se no non ne vinci partite, fai fatica, e lo dimostra il fatto che tutte le domeniche, tutti i sabati ci sono delle sorprese. Ci dobbiamo mettere in testa che siamo in Serie B. Io non vorrei che ancora noi, tutti noi, pensiamo che siamo in Serie A. Questo è un errore gravissimo. Giorgio Perinetti, responsabile dell'area tecnica del Palermo, ha detto la sua sulla sfida di questa sera contro il Bari. Noi dobbiamo provare a vincere ogni domenica per andare in Serie A e dare prova di essere squadra. Ogni partita è una prova importante per me, la squadra, allenatore per tutti. Quindi già da questa sera cercheremo di tornare al successo. È un Palermo con qualche novità, quello che stasera proverà ad espugnare il San Nicola di Bari. In porta andrà Sorrentino, difesa a 4 con Morganella a destra, D'Aprelà a sinistra, Muñoz e terzi centrali. A centrocampo da valutare Stevanovic, poi Barreto e Bolzoni. Sulla tre quarti Dybala, Di Gennaro, probabilmente Lores Varela alle spalle di Abel Hernandez. Sarà Francesco Borello di Mantova a dirigere la sfida di questa sera tra Bari e Palermo. L'arbitro lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Bagnoli di Teramo e Demeo di Foggia. Quarto ufficiale Marco Di Vello di Brindisi, osservatore arbitrale Andrea Rosario Carlucci di Molfetta. Palermo favorito per la nota agenzia di scommesse Curisal Bookmaker. Il successo del Rosanero al San Nicola questa sera è quotata a 2,35. Il pareggio a 3. Se il Bari dovesse battere il Palermo, la quota è invece di 3,20. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.